Biagio, partiamo dalla fine, partiamo dal 90esimo, fallo in area di rigore, calcio di rigore, Cirillo si presenta sul pallone, la mette a mezza altezza a destra, la tua sinistra, tu ci arrivi, la pari e noi siamo avanti nei playoff. No, la sensazione è stata subito quella di cercare di fare il possibile per non far andare la partita ai playoff. La partita si è, tra virgolette, commentata da solo, loro non avevano niente da perdere, sono venuti qui con tutta la voglia di ribaltare il risultato. Noi abbiamo fatto una vittoria sporca, ma l'importante è che la vittoria c'è stata, l'importante è che abbiamo passato il turno e poi il rigore è una lotteria. Mo' magari il portiere può avere meno chance, ma lo stesso è una lotteria. Noi l'abbiamo detto io e Pio durante la telecronaca per tutto l'arco del match. A nostro avviso sei stato il migliore in campo. Le tue parate hanno letteralmente salvato il risultato. Al di là del calcio di rigore, ce ne sono state anche altre di parate che potevano appunto trasformarsi in gol per gli avversari. Il ruolo del portiere sostanzialmente è questo, viene prima tutta la squadra, poi il portiere dietro. E serve anche a rimediare agli errori dei compagni, come i compagni possono rimediare in rare occasioni pure agli errori del portiere. L'importante è che mi sono fatto trovare pronto e che abbiamo superato il turno. Biagio, ma secondo te cosa è successo? Perché all'andata abbiamo giocato probabilmente la migliore gara della stagione, al ritorno abbiamo giocato probabilmente la peggiore gara della stagione. Come te lo spieghi? Può essere il peso del passaggio del turno, il 2-0 dell'andata, la paura di poterla riaprire che ci ha costretti in un certo qual modo a giocare male? Più che paura la definirei ansia, perché poi comunque siamo ragazzi dai 17-18 anni che partite importanti fino ad ora ne abbiamo giocate poche sostanzialmente, che ti giochi il tutto per tutto. Questa era una delle poche, i playoff non tutti li abbiamo fatti, comunque è una cosa nuova. La cosa che è cambiata secondo me è stata che ci siamo sentiti troppo in un certo senso superiori all'avversario, in una frazione di tempo, poi invece al ritorno effettivamente non è stato così, però fortunatamente siamo noi quelli che andiamo avanti. Più tardi scopriremo se il nostro prossimo avversario sarà il Pontedera o l'Aquila Montevarchi. Che sia Pontedera o l'Aquila Montevarchi, bisogna continuare a lottare per sognare. A noi non frega dell'avversario, rispetto sicuramente per chiunque noi incontreremo, dobbiamo ripartire dalla gara d'andata di Andria, dove abbiamo dimostrato di avere carattere e di poter giocare questo tipo di partite. E anche questa partita ci aiuterà molto, perché se noi ci trovassimo un'altra volta nella stessa situazione di Andria, sappiamo che non possiamo prendere sotto gamba nessun risultato. Grazie, Biagio. Grazie a te, Ciro.